Allora, bene ragazzi, siamo qui perché... Perché siamo qui? Per i convocati, mister. Giusto, bene, i convocati. Allora, abbiamo Buffon, che fa parte anche dello staff, Del Piero, Baggio, Rivera, Totti... No, mister, loro sono invitati solo per caricare la squadra. E io con chi devo giocare? Con loro, mister. Ma questi devo allenare, ma l'hai visto? Le ha fatte lei le convocazioni? E come le ho fatte le convocazioni? Scegliamo questo! Fuco, Polo, Fucorunco, Puro... E questo che cazzo? Vabbè. Scegliamo lui! Ora si spiegano molte cose. Ma andiamo a vedere quali sono i convocati di Spalletti per Euro 2024. Oh figliolo, vediamo con chi andremo agli europei per difendere il titolo di campioni d'Europa. Ed ecco i convocati della nazionale italiana a Euro 2024. L'Italia quindi si presenta in Germania con il blocco Inter e altri giocatori come Mancini, Cristante, Scamacca, Retegui, Zaccagni e Raspadori. Mister, come si presenta l'Italia a questi europei? Benissimo, siamo pronti, i ragazzi stanno bene, anche io... Anche se ho avuto un po' il raffreddore, sto molto bene. L'Italia è campione in carica. Pensa che questo possa creare un po' di supponenza nei giocatori, così come è successo nelle qualifiche ai mondiali? Sappiamo che non dobbiamo sottovalutare l'Albania, che tra l'altro finisce con IA. Gli stati che finiscono con IA sono molto forti. Lei viene da una grande stagione al Napoli, dove ha vinto uno scudetto, con un ottimo gioco e un grande gruppo squadra. Pensa di poter ricreare quel clima e portare l'Italia a bissare il successo del 2021? Sono ovviamente fortissimo, ma meglio pensare alla prossima partita per ora, perché poi è la gara di esordio e siamo determinati e sono sicuro che il nostro impatto sulla partita sarà vincente. Pazzesco. Bairami ha portato in vantaggio l'Albania. Errore clamoroso di Di Marco. Rimessa laterale, passaggio all'indietro per Bairami in area di rigore con il destro sotto l'incrocio dei pali. Incredibile, sono passati 30 secondi. Nemmeno 25 secondi. È una cosa di mai visto, sarà anche da record. Ammazza che schifo, siamo al primo minuto e abbiamo già subito gol da questi scappati di casa. Ma non preoccuparti pelatone, perché manca ancora il mio voto, che può confermare o ribaltare completamente il risultato, capito? Tiè, mangiati il pane. Così Pellegrini in mezzo, secondo palo, rete, il pareggio di Bastoni, esattamente al minuto 11 nel corso del primo tempo, cambia il parziale al Westfalen Stadio di Dortmund. Alessandro Bastoni al limite, Barella, rete, siamo avanti noi, esattamente al minuto 16 nel corso del primo tempo, l'abbiamo ribaltata con Niccolò, Brigata Sassari. È finita qui, l'Italia ha vinto all'esordio contro l'Albania per 2-1, 3 punti in classifica, così come la Spagna, rimangono a 0 Albania e Croazia, e adesso sotto appunto con le Furie Rosse nella prossima partita. Hai visto? Abbiamo vinto e ora per festeggiare si va tutti a Mignolo. L'Italia va sotto ma poi rimonta grazie ai gol di Bastoni e Barella, qualche brivido nel finale, ma per fortuna i 3 punti se li portano a casa gli azzurri. Prima partita, prima vittoria. Quale pensa sia la tattica giusta per impensierire la Spagna nella seconda giornata? Ma ho preparato attentamente la partita con la mia idea di calcio. Io voglio che in attacco si attacchi la porta per fare un gol alla squadra avversaria, mentre in difesa si difenda il risultato per far sì che poi si segni alla fine un gol in più dell'avversario. Il risultato di
questa partita è già determinante per stabilire il primo posto nel girone? Ma pensiamo a qualificarci, poi se secondo, primo, quinto, non importa. Si è qui per divertirci e goderci la competizione. E come si dice, il destino è nelle mani di chi credere vuole. Che cazzo di proverbio è? Tutte le opinioni sono rispettabili, tutti i pronostici sono degni di essere ascoltati. Alla vigilia di una sfida come questa ci sono favoriti e underdogs, poi però c'è solo un giudice, la cui sentenza è inappellabile, ed è il campo. Buonasera, gentili ascoltatori dall'arena. Ma io che cazzo disegno della partita Spagna-Italia che ha fatto schifo? Cioè, voi davvero volete vedere gli highlights di Spagna-Italia? Vabbè. Voglio guardare. Voglio guardare. No, uccidimi! È come un film di orrore. Potrei vomitare. Vabbè, comunque la partita si riassume in Donnarumma fa cose, autogol di Calafiori, Donnarumma continua a fare cose e poi c'è un'invasione di campo. Ah no, è Scamacca. Una bruttissima Italia perde 1-0 contro la Spagna. Una partita dominata dagli avversari che meritavano un risultato ben più ampio dell'1-0. E per questo l'Italia deve ringraziare Donnarumma. Una nazionale senza gioco, senza grinta, senza idee, senza forza, senza voglia, senza niente, senza niente, addio, vado a togliermi la vita. Come vede la squadra dopo la brutta sconfitta contro la Spagna? Ma di merda, però c'è da dire che uno scivolone ci può stare e possiamo ancora qualificarci. Cos'è che non ha funzionato? Ma un po' tutto, avevamo Di Lorenzo che sembrava un 85enne senza una gamba, con problemi alla prostata e anche un po' di cataratta. L'ho dovuto sostituire e infatti il suo sostituto ha fatto meglio di lui. C'è qualcosa che salva di questa partita contro la Spagna? Ma possiamo dire che la Spagna si aspettava un certo gioco dall'Italia, ma noi non abbiamo proprio giocato e quindi li abbiamo un poco sorpresi. Ci sono state diverse critiche riguardo il modulo e i giocatori fuori ruolo. Cosa può dirci in merito? Ma la formazione è ben studiata, le scelte prese sono state decise da tutto lo staff in modo soddisfacente e in base alle attente e lunghe analisi che facciamo nelle riunioni tecniche. Il dottore si amalo, ambaraba, cicci, cocco. E in porta ci mettiamo Retegui. Ora, quanti difensori mettiamo in campo? Io dico 4. 5. 3. 1000. Ah, facciamo di nuovo la conta per decidere. Con la Croazia che Italia vedremo? Ma vedremo un'Italia di... Merda! Salve e benvenuti a una nuova puntata di... Ma io che cazzo disegno di questa partita che ha fatto schifo? Ecco a voi gli highlights di Italia-Croazia. La partita inizia con il possesso palla della Croazia più lento di Jorginho, ma tant'è che gli azzurri girano a vuoto come mia nonna in un ballo di gruppo posa sbronza. Lo stesso Jorginho, insieme a Di Marco, Raspadori, Retegui, Di Lorenzo, Pellegrini e chi più ne ha più ne metta, partecipano come protagonisti indiscussi alla trasmissione Non sapevo di essere in campo. All'improvviso Bastoni, che si risveglia dal letargo insieme a tutti noi tifosi già in catalessi da una decina di minuti, si ritrova la palla sulla fronte senza sapere come e la sbatte sul portiere che para. Noi tifosi ritorniamo in catalessi. Fine primo tempo. Secondo tempo. Esce Pellegrini, già contattato dalla trasmissione Chi l'ha visto, ed entra Frattesi, carico come un sessantenne alla sagra del Barbera d'Asti. E manco il tempo di insultargli l'albero genealogico che fa fallo di mano e regala un rigore alla Croazia. Bene così. Donnarumma fa di nuovo cose e para su Modric. Invece di gasarsi e arare il campo con il pene per l'adrenalina del momento, la difesa si mette a guardare Piccola Renna su Netflix. Così Modric poi segna davvero e Donnarumma ne tira due o tre sui suoi compagni per omaggiare Buffon che lo segue dalla panchina.
Spalletti allora la butta in caciara e fa entrare gente a caso, anche 3 sicari e 2 narcotrafficanti. Toglie Raspadori per mettere Scamacca, che poi è un po' come cambiare uno sgabello per un termosifone. Toglie Giorgigno e scommette su Fagioli. Manda fuori Darmian per Zaccagni, che era già negli spogliatoi a prenotare le sue vacanze a Riccione, vista la probabile uscita ai gironi. E poi alla fine tira 2 o 3 insulti a Di Lorenzo, che non ha ancora capito quale sia il colore della maglia dei suoi compagni. Spalletti spera che qualcosa, almeno per sbaglio, possa succedere. E poi qualcosa succede veramente. Calafiori si ricorda quale porta attaccare, la voce del commentatore si fa più alta e così i tifosi ritornano in vita. All'improvviso appare Zaccagni come l'arcangelo Gabriele alla Madonna e di prima intenzione, tiro a giro, ala del Piero, gol. Messa lì dove non si può arrivare e ci ha concesso il gol del pari all'ultimo secondo. Zaccagni ci ha liberato dall'incubo, Zaccagni ci ha concesso il pareggio, Zaccagni ci ha dato la possibilità di continuare in questo campionato europeo. Finalmente è arrivato il gol, finalmente è arrivata la rete di Zaccagni all'ultimo respiro ed è arrivato questo gol che ci libera da un incubo. Zaccagni, grazie veramente per questo regalo che ci hai fatto, per l'averla piazzata alla del Piero. È finita, siamo agli ottavi di finale del campionato europeo. L'Italia è agli ottavi di finale di Euro 2024 grazie al gol del pareggio di Zaccagni al 98esimo. Un miracolo, inaspettato, all'ultimo minuto, una bella, limpida e onesta gran botta di culo. Non sappiamo come, non sappiamo perché, non sappiamo come mai, ma siamo ancora in gioco e affronteremo la Svizzera agli ottavi di finale. Ora vado a farmi una bevuta perché sono davvero stanco, ciao. La nazionale si è qualificata all'ultimo e ora affronta la Svizzera. Cosa pensa di questa squadra, di questa Italia? Un'Italia forte, grintosa, unita, volenterosa, cinica e attenta non lo siamo stati, ma almeno siamo ancora in gioco. Si è detto che la formazione rivoluzionata derivi da un patto con i giocatori nello spogliatoio, è vero? Ma che patto? Ma che patto dici? Non le facciamo queste cose. Allora, su forza, 50 euro per chi vuole giocare, 80 per chi vuole decidere anche dove. No, tu Raspadori 100 che è già tanto che ti ho portato qui. Comunque, a parte ciò, è una partita da dentro o fuori e quindi daremo il massimo che possiamo e faremo la nostra partita. Basta, mi arrendo. Vi evito volentieri di rivedere gli highlights di una partita umiliante. È finita, siamo fuori, c'è poco da vedere. Si chiude il sipario e ci si vede la prossima volta. Forse. Faccio parodie sul calcio dal 2013. Nel mondiale di 10 anni fa eravamo usciti ai gironi, ma per quanto eravamo scarsi, eravamo simpaticamente scarsi. Almeno lì ci fu il morso di Suarez e Chiellini, un qualcosa a cui appellarci. Qui il nulla, ma il nulla più totale. È stato difficile parodizzare una già parodia sotto forma di nazionale. Semplicemente, all'europeo, abbiamo assistito alle prestazioni più imbarazzanti di sempre. Non sono attori professionisti, sono presi dalla strada. Un allenatore che avrà vinto pure uno scudetto storico e qualche altra coppa, ma che dovrebbe farsi un bel bagno di umiltà, perché arrivare ad un europeo senza avere la più pallida idea di come mettere una squadra in campo è imbarazzante. Senza la scusa di aver giocato solo 10 partite per preparare la competizione. Le scuse. Roba da perdenti, su. La difesa è sempre stata il punto di forza della nostra nazionale, e invece sembrava quella della mia squadra di calcetto del giovedì che tipo «Ehi, c'è uno libero sulla destra, prendetelo!» No, non credo che lo farò. Io non posso, ho l'alluce valgo. E dove che vuoi? Io devo solo cantare la canzone. Un centrocampo aggrappato a Barella, anche lui abbastanza deludente, perché non è per un gol all'Albania che devi essere salvato, anzi. Poi i vari Pellegrini, Giorgino, Frattesi, Fagioli e Cristante. Mamma mia, Cristante. Ehi, ma è del mestiere questo, no? E l'attacco... L'attacco? Perché c'era l'attacco?
Da tutto questo discorso possiamo togliere benissimo Donnarumma, l'unico che ha fatto una prestazione da campione d'Europa. E ricordiamocelo, ricordatevelo, tutti gli insulti che si è preso perché ha fatto quello che fanno tutti e farebbero tutti, scegliere i soldi. Ma perché, secondo voi, qualcuno è ancora veramente attaccato alla maglia? Ma al di là del nome del giocatore, della sua forza, della sua bravura, cavolo! State giocando per la nazionale, per l'Italia, per i tifosi italiani di tutto il mondo, in un europeo di calcio. Ma dov'è la passione, la grinta, l'attaccamento alla maglia, al calcio, quello che dite tanto di amare? Quella sete di vittoria in qualunque partita, quell'adrenalina che ti fa spaccare tutto. Questa è la differenza tra un campione e un buon giocatore. E voi no, non siete di certo campioni. Ora, io non dico che a fine partita mi aspettavo tutti i giocatori in lacrime, a testa bassa, con il nodo alla gola nelle interviste a chiedere scusa con le parole che si strozzano. Non chiedo questo, ma la sensazione è quella di avere a che fare con ragazzini viziati strapagati, a cui non frega un cazzo. Non c'entra nulla il nome sulla maglia. Vi ricordate gli europei del 2016? La formazione che ha affrontato la Germania, che se l'è giocata fino all'ultimo e che avrebbe potuto anche vincere non fosse stato per un eccesso di supponenza e rigori osceni. E comunque si giocava lì, a Berlino. Già solo questo doveva farti venire i brividi. Solo pensare a chi ha giocato lì, quella lontana sera in cui la nazionale ha scritto la storia del calcio, proprio su quel campo. Ora è il momento della ricerca del colpevole, come sempre. Beh, vi dico una cosa. La vittoria agli europei del 2021 è stata una parentesi. Perché i problemi al calcio italiano sono iniziati molto, ma molto prima. D'altronde siamo passati da questo a questo. Allora diciamolo, il calcio italiano è marcio dalla testa ai piedi, dalle persone a capo fissate al business e alle loro poltrone e fermi sulle loro stagnanti idee, fino ad arrivare ai giornali, giornalisti, trasmissioni decenti. Per anni nel nostro calcio si è pensato solo a spillare soldi ai tifosi, aumentando i prezzi ma non facendo assolutamente nulla per rinnovare il sistema calcio, ma anzi, affossandolo. Uno poi si rompe anche il c***o e non paga più, e quindi girano meno soldi, i campioni vanno altrove, il nostro calcio perde appeal e ci sono meno investimenti. E se l'ultima in classifica della Lega inglese arriva a guadagnare il 40% in più dai diritti televisivi rispetto alla prima in Serie A, beh, qualcosa vorrà pure dire, no? E poi, si parla tanto che bisogna investire sui giovani o progetti innovativi per il futuro, ma se poi invece di aiutare i club che lo fanno si fa puntualmente l'inverso, allora cosa parliamo a fare? Cosa parliamo a fare? E quindi sì, questa sconfitta è figlia anche di tutto questo. Oltre che di un allenatore non pervenuto, di giocatori spaesati a dir poco, di un calcio che affascina sempre di meno, di una magia che sparisce, di una passione che si spegne. Ed eccoci qui, sul divano a dover sopportare un altro periodo buio dello sport che più amiamo. Perché alla fine, tra dirigenti attaccati al soldo e al potere, media e giornalisti che sanno solo alimentare odio, giocatori inadatti e menefreghisti, quelli che ci rimettono, lo sapete, siamo sempre e solo noi.